E allora noi continuiamo a parlare di case e di appartamenti, ma dal punto di vista degli affitti, che nel periodo estivo sono spesso in nero, inutile che ce lo neghiamo. La Guardia di Finanza ha effettuato una serie di controlli sui proprietari di seconde case, di terze case, che affittano nelle località di vacanza e ha scoperto parecchie mancanze, chiamiamole così. In particolare in 256 casi su 404, stiamo parlando del 63% dei casi, sono emerse irregolarità per un totale di 1.680 violazioni. 8 gestori sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per aver omesso di comunicare in questura i nomi dei clienti o per farsi dichiarazioni sui posti letto autorizzati. Ne parliamo con Gianluca Timpone, commercialista, buongiorno. Buongiorno. E ben arrivato. Allora, Timpone, molti gestori dichiarano posti letto in meno di quelli che realmente hanno e affittano, lo fanno per evadere il fisco. Beh, noi dobbiamo partire da una considerazione importante, che quando si affitta un immobile il contratto di locazione va registrato, quindi bisogna registrare il contratto di locazione e sui canoni incassati da parte dell'inquilino bisogna pagare le relative imposte. È normale che se il contratto di locazione non viene registrato vengono in sostanzialmente evase due tipologie di imposta: l'imposta di registro, che è quella che si paga al momento della registrazione del contratto, ma soprattutto le imposte che si pagano su quello che è l'ammontare totale del canone locatizio ricevuto. Allora, poi ci sono quelli che affittano le case al mare in nero, molto spesso a settimana, ecco. Questa situazione, cioè l'affittare la casa in nero, ha dei risvolti solo per i gestori, per i padroni di casa o anche per chi quella casa la prende in affitto? Allora, importante sapere che per quanto riguarda le locazioni cosiddette brevi, per locazioni brevi intendiamo quelle locazioni che hanno una durata inferiore ai 30 giorni, quindi nella maggior parte dei casi parliamo di affitti di tipo stagionale, quindi affittiamo la nostra casa per una settimana, 10 giorni, 15 giorni. In questo caso non è obbligatorio registrare il contratto di locazione, però è obbligatorio sostanzialmente dichiarare quelle che sono le somme incassate da parte dell'inquilino. Per cui se io ho affittato il mio immobile per 10 giorni e ho incassato 3.000 euro, 2.000 euro, 5.000 euro, quei 5.000 euro devono essere obbligatoriamente dichiarati. È normale però, e questo è un aiuto che viene a favore chiaramente dei locatori, che è possibile optare per la cosiddetta cedolare secca, ossia pagare un'imposta sostitutiva pari al 21%. Però scusi la semplificazione, passa i guai anche chi, l'inquilino? Allora, in realtà l'inquilino, solo ed esclusivamente se il contratto di locazione ha una durata superiore a 30 giorni, è responsabile in solido del mancato pagamento dell'imposta di registro. In caso contrario invece non ha nessun tipo di responsabilità. Però bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti. Una roba veloce, perché oggi leggevo su Repubblica che dal 1 gennaio del 2020 scatterà l'aumento dell'IVA, si sta parlando di 223,1 miliardi, scusate. Qua il problema è che mi aumentano i prezzi delle cose? Qui bisogna fare una distinzione. In realtà esistono quattro aliquote, 4, 10 e 22%. A seconda del bene che noi andiamo ad acquistare, quel bene è assoggettato ad una determinata aliquota. La cosa che bisogna dire subito è che qualora dovesse aumentare l'aliquota IVA, che riguarderà soltanto l'aliquota del 10, che dovrebbe, usiamo sempre il condizionale, passare dal 10 al 13 e quella del 22 al 25%, questo non intaccherà quelli che sono l'acquisto dei beni di prima necessità. Quindi ossia, se andiamo a fare la spesa moltissimi prodotti non saranno toccati da un eventuale innalzamento di quella che è l'aliquota IVA. Dobbiamo preoccuparci, ad esempio, se noi andiamo a comprare un vestito, se andiamo a comprare una macchina, allora in quel caso, siccome sono beni assoggettati all'aliquota del 22%, avremo un rincaro, tra virgolette, del 3%. Va bene, però può darsi che si provveda prima. Può darsi che non accada, assolutamente. Mettiamo le mani avanti e vi diciamo di star tranquilli. Grazie a Gianluca Timpone.